Ce ne hai messo di tempo con la perlustrazione. Volevo essere assolutamente sicuro che non fosse rimasto nessun traditore nascosto da qualche parte. Ne hai trovati? Negativo. Scommetto che ce n'era qualcuno, ma hai voluto tenerli tutti per te, vero? Beh, non c'era tempo per venire a chiamarti, mi spiace. Questo è un tuo tipico atteggiamento. Come quella volta su Beetlegeese 8, quando hai trovato una caverna piena di disertori sotterranei. Al robot Gamma 13 più vicino spetta il compito di massacrare i traditori. Beh, mi occuperò io della prossima perlustrazione nel caso te ne fosse sfuggito qualcuno. Non vedo perché ti debba divertire solo tu. Uno dei miei fratelli della Gamma 13. È stato grandioso il modo in cui ci siamo occupati di tutti quei ribelli, non credi? No. Se fossimo stati autorizzati a ucciderli sarebbe stato molto meglio. Sì. Comunque, sicuramente ce li lasceranno quando avranno finito con i loro interrogatori. Una volta sottoposti al trattamento del generale dei tutori dell'ordine, non credo che saranno più molto divertenti. No, temo di no. La tua nuova configurazione vocale è decisamente fastidiosa. Quando parli sembri quel vile impostore di Sam. Non puoi immaginare quanto pagherei per avere l'opportunità di scaricare i miei laser sulla sua unità di controllo. Traditore. Oh, non direi che... Un impostore. Un vigliacco, un traditore. Ecco che cos'è. La prigione è stata una pena troppo leggera per lui. Cosa importa ormai? Non credo che ci ricapiterà più di incontrarlo. Ho delle notizie per te, Peg. Tempo fa ho intercettato una comunicazione criptata in cui veniva riferito che Sam era fuggito e si era unito ai ribelli. Spero proprio che faccia vedere i suoi pannelli facciali da queste parti. Non capisco cosa credi di poter ottenere. Voglio dire, lui è un Gamma 13, tu sei un Gamma 13. Probabilmente in uno scontro finireste entrambi polverizzati. Ho qualche ciclo di esperienza più di lui. E inoltre posso contare sul tuo aiuto. Non sembra molto corretto. Cosa c'entra la correttezza? Devi avere qualche serio problema ai circuiti, Peg. Penso che dovresti scendere nel reparto manutenzione e sottoporti a un controllo. Potrei farci un pensierino. E adesso dove stai andando? Al reparto manutenzione. Ho rilevato un problema ai circuiti. Ok, ma cerca di tornare in fretta. È quasi ora della mia perlustrazione. Non ho intenzione di sprecare energia raccogliendo ogni inutile rifiuto che trovo in giro. Gli scanner indicano che serve a regolare la velocità dei ventilatori. Ho un cannone puntato su di lui, nel caso gli saltasse in mente di compiere qualche mossa azzardata. Salve, cittadino della manutenzione! Non mi salutare, ammasso di rottami! Non mi interessano gli argomenti di conversazione di uno stupido robot. Torna immediatamente alle tue mansioni. Sì, sa!
Ci è mancato poco. L'ultima speranza della ribellione ha rischiato di infrangersi contro una bocca d'aerazione volante. Salve, compagno. Non ho intenzione di avvicinarmi. Quella bocca emette un vero e proprio tornado! Sembra molto profondo. Forse non è una buona idea. Purtroppo. Temo che non ci siano altre vie d'entrata. Ah, ho paura di aver appena commesso un terribile errore. Beh, avrebbe potuto andare decisamente peggio. Sei riuscito a penetrare all'interno del complesso, Sa? Puoi dirlo forte. Oh. Sa, tutto a posto, Sa? Ah, tutto a posto. Ho solo bisogno di un attimo per rimettere in ordine i miei organi. Bene, Sa. Ti aspetterò in sala manutenzione. Ok. Sam! Sono qui, Sam! Intruso in sala manutenzione. Rispetto, entra! Speriamo che nessuno abbia sentito. Credi che ci sia questo rischio? Lo scopriremo nel giro di 10 secondi. Sam, sento il turbomontacarichi avvicinarsi. È tutta colpa mia. Non posso darti torto, Sam. I miei rilevatori segnalano che uno dei miei fratelli della gamma 13 si sta avvicinando, Sam. Ti consiglio di rimanere ben nascosto. Non posso lasciarti a combattere da solo, Sam. Apprezzo l'offerta, ma temo che la tua presenza sarebbe solamente di intralcio. Speravo che lo dicessi. Nessuna falsa sacconeria potrà mai cancellare la tua naturale codardia congenita, Sam. Cosa sta succedendo qua giù? Dove l'ingegnere ha detto alla manutenzione? Non sono Peg, temo. Cosa diavolo stai dicendo? Ti sei completamente fuso i processori? Prova ad effettuare una scansione interna e trai le tue conclusioni. Sam, tu traditore, codardo, figlio di un tostapane. Finalmente ti sei deciso a uscire allo scoperto. Sono rimasto qui per tutto il tempo. Cosa ne hai fatto di Peng? Si trova sulla superficie, ridotto a pezzi. Con un po' di lavoro tornerà come nuovo. Non hai perso l'abitudine di schierarti contro i tuoi simili. Le cose non cambiano, vero Sam? Non molto. Non puoi immaginare quanto mi renda felice essere io a poterti eliminare. Non ci contare. Sempre in gamba, vedo Sam. Pensavo che la prigione ti avesse un po' ammorbidito. Sono spiacente di doverti deludere. Mi piacciono le sfide. C'è solo una cosa che sta cominciando a darmi fastidio. Cosa? Lui! Sa, tutto bene, Sa? Mi sento ridicolo. Non mi presenti il tuo amico, Sam. Sono sicuro che sta morendo dalla voglia di conoscermi. Questa questione riguarda me e te, lui non c'entra. Decido io chi entra e chi no.
Sei sempre stato il peggiore della serie. Sarò soddisfatto solo quando ti avrò ridotto a un ammasso di lamiere. Mi hai danneggiato! È impossibile! No, diciamo che non è molto facile. Pagherai per questo, Sam! Anche se io dovessi cadere, gli altri robot della gamma 13 ti inseguiranno fino ai confini dell'universo! Oh no! Sam! 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 Grazie all'Omni. Grazie a... è tutto a posto? Temo di no, Sa. Riscontro danni pari al 94%. E anche il sistema di autoriparazione non è più funzionante. Oh no! Non c'è niente che io possa fare? Disattivami, Sa! Non sopporto l'idea di essere ridotto così! Deve esserci una soluzione! Ci deve essere! No, non c'è niente! La mia ora è ormai giunta! Prima di andarmene voglio che tu mi prometta una cosa, Sa! Promettimi che porterai a termine la missione! Ci puoi contare! Ci vediamo più tardi, Phoebe! A questo punto non mi posso più tirare indietro. Lo devo a Sam. L'Omnibrain deve morire.